terzo raduno degli alpini e tante novità. Appuntamento il 14, 15 e 16 settembre. L'evento sarà dedicato quest'anno al centenario della Prima Guerra Mondiale e anche al 9° reggimento di stanza in città. È stato presentato nel corso di una conferenza stampa il nuovo manifesto realizzato da Duilio Chilante del terzo raduno del battaglione alpini L'Aquila. Un plotone di penne nere davanti l'auditorium del parco in piazza Battaglione Alpini. È un omaggio al valore del 9° reggimento, erede diretto del glorioso battaglione alpini L'Aquila, ha detto l'autore. Sono tante le novità, dicevamo, per questo raduno. L'evento sarà dedicato al centenario della Prima Guerra Mondiale. C'è un nuovo comitato organizzatore, presieduto dal dottor Giampaolo De Rubeis. Ci sarà però anche l'omaggio ai militari che nei giorni di Rigopiano furono impegnati nelle operazioni di soccorso. Il 9° reggimento alpini è stato insignito dall'allora ministro della difesa Fedeli della Croce d'Argento al Merito e ci sarà dunque un'apposita cerimonia al termine della sfilata, momento clou del raduno, domenica 16, prenderà il via dal quartiere del Torrione e novità di quest'anno finirà davanti la Basilica di Colle Maggio. Ci saranno anche altre iniziative, il concorso riservato agli studenti, ragazzi del 99, abbiamo deciso di coinvolgere i ragazzi delle scuole, ha detto il dottor De Rubeis, per promuovere tra i più giovani il valore della memoria storica. Venerdì, sabato e domenica, 3 giorni intensi, ci saranno anche cori, i canti della tradizione alpina e popolare e anche la fanfara della Brigata Alpina Taurinense, oltre a tante altre iniziative.